film, tanto più o meno sicuramente molti di voi già sapranno, e non voglio neanche svelare troppo il film che vedrete. Comunque, diciamo che quello che ci ha spinto a raccontare questa storia è stato proprio quello di l'idea di dare a voi la possibilità di vedere questo viaggio da un'altra angolazione, in una sorta di controcampo rispetto alle immagini che siamo abituati a vedere in televisione, diciamo le barche che arrivano quando vengono, appunto, le volte che vengono soccorse, oppure gli sbarchi in Sicilia, eccetera. Questo è, diciamo, è un film che cerca di dare forma visiva a tutta quella parte di viaggio che di solito non si conosce. E abbiamo cercato di farlo dal loro punto di vista, quindi mettendo la macchina da presa dall'Africa verso l'Europa, cercando di dare voce a loro. Cioè, è un'avventura, vivrete un'avventura, mi auguro, in soggettiva, dal loro punto di vista, e mi auguro che vivrete tutti gli stati d'animo che due ragazzi possono vivere durante un viaggio che va alla ricerca di, diciamo, di una meta, quindi un'odissea contemporanea, un viaggio epico, che loro sono veramente gli unici portatori dell'epica contemporanea oggi. Quindi è un viaggio epico, è un'avventura, quindi una specie di odissea contemporanea di due ragazzi che combattono contro un sistema che vuole impedirgli di poter viaggiare liberamente. Cioè, sono giovani, hanno voglia di conoscere il mondo, hanno voglia di cercare opportunità migliori, hanno voglia di venire qua, come quando si è giovani, come abbiamo voluto anche noi desiderato di andare a scoprire altri paesi per poi magari ritornare. E loro hanno questi desideri, come tanti giovani. Quindi il film non tratta una migrazione come siamo abituati noi a sentire di solito, di chi scappa da guerre o da cambiamenti climatici o da disperazione assoluta. Come vedrete, sono due ragazzi di Dakar che vivono in una povertà molto dignitosa, come mi ricordava quando stavo lì un po' all'Italia del dopoguerra, prima del boom economico, e inseguono un sogno. E questo sogno è legato al nostro mondo. Vedrete anche che noi, in qualche modo, proiettiamo su di loro un'immagine, perché i social sono arrivati anche lì, la globalizzazione è arrivata anche lì. Quindi loro hanno una finestra costante sul nostro mondo e quindi è inevitabile che abbiano questo desiderio anche di, cioè noi gli facciamo delle promesse, è un mondo molto luccicante, non vedono quello che c'è dietro, perché l'immagine che proiettiamo è sempre un'immagine sempre molto incoraggiante, un'immagine di ricchezza, e quindi molti poi decidono di rischiare la vita per cercare di arrivare. Quindi quello che vedrete tra poco è proprio un viaggio contro un sistema ingiusto di due ragazzi che inseguono dei loro sogni e per farlo sono disposti a rischiare la vita. Questo è. Buona visione.